Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Un nuovo video per farci compagnia e vi ringrazio per tutte le volte in cui mi scrivete sia su Instagram sia sotto i video, ringraziandomi per il fatto che ci sono e che vi tengo compagnia e sappiate che per me è lo stesso. Purtroppo siamo tutti sulla stessa barca. Chi è più fortunato può stare con la propria famiglia, chi lo è meno ha i genitori lontani come me, il compagno lontano come me, e insomma è dura un po' per tutti. Quindi cerchiamo di tenerci su, cerchiamo di farci compagnia, io facendo video, voi guardandoli, commentandoli, scherzando insieme nei commenti, è una cosa che a me fa veramente tanto piacere, nell'attesa che qualcosa di buono succeda e di poter riabbracciare i nostri cari. Di cosa vi parlo in questo video? Vi mostro gli ultimi acquisti fatti proprio nei giorni precedenti all'esplosione prepotente dell'emergenza. È un unico ordine che ho fatto successivamente, ma perché mi serviva l'igienizzante spray, non riuscivo a trovarlo da nessuna parte. Nonostante fossi molto combattuta sul faccio l'ordine, non lo faccio, sarà bene, sarà male. Non so come rapportarmi nei confronti dei corrieri che così sono costretti a lavorare. Non so se faccio un bene perché così li faccio lavorare, non so se faccio un male perché così li faccio lavorare. Sono veramente molto combattuta da questo punto di vista, però in questo caso davvero era una cosa che mi serviva e perché io l'igienizzante spray lo uso tantissimo e quindi ho fatto questo ordine. Ma tornando a bomba, all'inizio del mese è stato il mio compleanno. Come saprete, Sephora per le tessere Gold eroga un buono di acquisto da 30 euro. Evito la polemica sul fatto che questo buono non può essere utilizzato sui soliti brand su cui non si applicano gli sconti, ma tanto per fortuna mi interessava provare questo. Che cos'è questo? È il nuovo correttore di Dior, il Dior Forever Skin Correct, che io ho nella colorazione 1.5N, dove N ovviamente sta per neutro, che ha un quantitativo di 11 ml, che costa tantissimo, che credo fra i 33 e i 35 euro, questo è il range, e che probabilmente non avrei mai acquistato se non avessi avuto un buono di 30 euro. Però ero veramente molto incuriosita perché io coi correttori non ho pace. Se avete visto il mio video dei prodotti preferiti del 2019, i prodotti make-up, avrete notato che non c'erano correttori, perché nonostante durante l'anno io abbia avuto delle infatuazioni nei confronti di alcuni correttori, poi non è nel tempo la soddisfazione, il livello di soddisfazione è un po' calato. Quindi ho voluto provare qualcosa di nuovo. Non utilizzo un correttore di brand high-end, come si dice adesso, ma credo da tanto tempo, veramente da tanto tempo. E ho detto, vabbè, diamogli una possibilità. Questo viene venduto come un correttore idratante ad alta coprenza 24 ore. È un correttore idratante? Sì, perché assolutamente non mi va a seccare la zona del contorno. Ma non è né ad alta coprenza né 24 ore. Non è 24 ore perché dopo qualche ora un po' svanisce la coprenza iniziale, mi si va ad accumulare nelle rughette, anche se questo in realtà a me sfrutto a mio favore questa cosa, perché vuol dire che il prodotto che ho nelle rughette, se vado a fare questo movimento, mi si va lo vado a massaggiare fondamentalmente di nuovo sulla zona e un pochino di coprenza mi ritorna. Né è un correttore ad alta coprenza. Nonostante questo, a me non dispiace,
perché ha quell'idratazione che per un contorno occhi come il mio va molto bene. Perciò io sono disposta ad andarlo a controllare dopo 2 o 3 ore e andare a fare questo movimento, ma avere un prodotto che rimanendo idratante non mi va a seccare la zona e quindi a farla apparire molto peggio di quello che è, piuttosto che avere un prodotto con una coprenza totale o che mi duri tutto il giorno. È un buon compromesso per quanto riguarda le mie necessità. Questo non vuol dire che io vi stia dicendo, secondo me è da comprare, anche perché ho detto subito che probabilmente se non avessi il buono, avessi avuto il buono da 30 euro non l'avrei acquistato. Avendolo pagato fra 3 e 5 euro, sì, comunque il quantitativo non è niente male, anche se non è ancora lo stesso quantitativo del... Non mi ricordo come si chiami, ma comunque quello full coverage di Too Faced. E comunque nel complesso, appunto, a me non dispiace. Non so se lo ricomprerei. Oggi non vi posso dire se lo ricomprerei. Quello che vi posso dire è che oggi, dopo più di 20 giorni che lo sto utilizzando tutti i giorni, io non mi sento di bocciarlo. Ma attenzione, perché io ho un certo tipo di contorno occhi. Se voi volete un correttore che duri 24 ore e che sia full coverage, secondo me potrebbe non soddisfare le vostre esigenze. Quindi sicuramente ne riparleremo più avanti. Questo poi in realtà voleva essere un video haul e non un video recensione, però visto che appunto, come ho già detto, lo sto utilizzando da più di 20 giorni, era una buona occasione per dirvi una mia prima impressione, non a caldo, ma dopo quasi un mese di utilizzo. Sempre i primi di marzo avevo fatto un ordine sul sito di PharmaE, prevalentemente perché una mia cara amica ha comprato delle cose e ci ho messo dentro anche questo prodotto per me. È un prodotto che io ho già utilizzato l'anno scorso. Lo avevo proprio regalato a questa mia amica, infatti anche lei ne ha comprati due o tre di questo, perché anche lei è piaciuto tantissimo. È di un brand di cui fino ad ora mi è piaciuto tutto quello che ho provato, anche se non ho provato tantissimo. Sto parlando di Nuxe, della linea Rêve de Miel. Questo è un gel detergente, un bagnoschiuma per pelli secche e sensibili. È stupendo. Allora, era già molto scontato. Per di più, quel giorno c'era un ulteriore sconto, mi sembra del 15%. L'ho pagato, credo, diciamo intorno ai 9 euro, non di più, magari qualche centesimo in meno. Sono 400 ml, ha una profumazione per quanto riguarda il mio naso paradisiaca, profuma la pelle in maniera molto delicata e non invadente, profuma tutto il bagno. È delicatissimo sulla pelle, non ho mai sentito subito dopo il bagno la pelle tirare, anche quelle volte in cui magari andavo di fretta e non ho messo niente, né un olio né una crema. È un prodotto che se avete voglia di investire 9-10 euro, anche se mi rendo conto che per un bagnoschiuma è difficile farlo, questo mi sento di dirvi provatelo. Perché se vi piace anche un po' una profumazione un po' dolciastra, che ricorda il miele, vi può soltanto piacere. Io lo amo, veramente lo amo, sono contentissima di aver fatto quest'ordine e di averlo ripreso. Credo che lo inizierò a metterlo in bagno per utilizzarlo quei giorni in cui ho particolarmente bisogno di una coccola. Il prossimo prodotto acquistato sempre pre-emergenza è un profumo. Un profumo di quel tipo di fragranze che non acquistavo da più di un anno, ma di quel tipo di fragranze che mi rappresentano pienamente. È un profumo di cui ho parlato con una mia amica, la mia amica Simona Mispenni09,
che conoscete, questo profumo l'avete già visto in uno dei suoi video, che lo ha acquistato e mi ha detto: guarda che secondo me ti potrebbe piacere, perché lei ha capito quali sono i miei gusti. E sono andata a cercare le note di questo profumo. Questo profumo appartiene alla famiglia orientale floreale, guardo di là perché adesso vi leggo le note, ed è stato messo sul mercato nel 2013. Le note di testa sono fiore di limone e ciclamino, le note di cuore gelsomino, rosa, prugna e pelle scamosciata, le note di base sono le mie note di base, quelle sovrane su tutto nel mio naso, muschio, note legnose, ambra, patchouli, vaniglia. Ok, quando ho letto le note e sono arrivata alle note di base, ho detto va bene, vale il rischio. Anche perché, fra le altre cose, il rischio valeva l'acquisto. Stiamo parlando di un Eau de Parfum 125 ml, 125 ml, io l'ho pagato fra i 24 e i 25 euro su Amazon, ovviamente vi metterò il link. Che profumo è? È uno dei profumi di Rihanna, questo è Rogue, con già una scatola bellissima e un flacone altrettanto bello. Se siete sensibili a queste caratteristiche di un prodotto, non potrete fare altro che apprezzarlo. Il tappo è in rilievo e richiama quello che c'è sulla scatola. La scatola ha ancora un ulteriore top, un ulteriore cover con Rihanna. Questo profumo perché mi piace? Perché è un profumo che mi avvolge, è un abbraccio importante, è opulento, è un profumo che mi rendo conto può non andare bene per tutti, può non piacere a tutti perché è presente, invadente, lui c'è, non si può ignorare, non è che dopo un po' non lo sentite più o gli altri non lo sentono, lui c'è e si fa sentire per ore e ore, perciò deve essere molto 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 nelle corde di chi lo indossa. Per questo vi dico che questa è una delle, delle fragranze nelle quali io, dalle quali io mi sento totalmente rappresentata, perché tutte quelle note di base, che sono quelle che io sento già da subito, da quando lo vaporizzo, a me non arrivano dopo, a me arrivano subito, tutte quelle note sono note che io amo, che fanno proprio parte delle mie preferenze olfattive. Stiamo parlando di appunto un Eau de Parfum con un quantitativo importante e un prezzo veramente piccolo, perché se io penso a due delle mie fragranze preferite in assoluto soprattutto, che sono due fragranze di Fedon, uno è Tabac Rouge, per me è Dio, è il Dio dell'Olimpo, è Zeus, e Rouge Rouge Auvignon, che mi piace tanto ma non quanto Tabac Rouge, sono flaconi da 100 ml che costano 125 euro, quindi stiamo parlando di uno scarto di 100 euro tondi. Questo mi fa veramente gioire, perché è l'ulteriore prova che per avere qualcosa di particolare che mi possa rappresentare, nella quale io mi possa sentire totalmente a mio agio, non devo spendere per forza tanti 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 soldini. Non so se sono riuscita a rendere l'idea, ma io con questo profumo mi sento me stessa, questo ve lo posso dire, e mi sento me stessa indossandolo così com'è. Basta, non serve aggiungere altro. Se avete la curiosità, se avete questa preferenza, prendetelo in considerazione. Proseguendo, sempre i primi di marzo, perché l'ho acquistato con il buono compleanno,
Diego Dalla Palma ha messo sul mercato alcuni nuovi prodotti, fra cui il nuovo nudissimo fondotinta nudissimo luminoso. Io da diverso tempo ormai, l'ho già detto tante volte, ma ripetita iuvant, sono alla ricerca di una base luminosa, non una base perfetta, non una base super coprente, non una base pelle di porcellana, non una base anti-imperfezioni, semplicemente una base luminosa che non mi vada in nessun modo ad appesantire il viso. Da un annetto più o meno sento parlare in maniera entusiasta dalla mia amica Sonia dell'altro nudissimo, il primo che lei utilizza da tanto tempo con grandissima soddisfazione. Quindi quando ho visto, mi è arrivata la mail da Diego Dalla Palma che mi informava dell'esistenza di questo nuovo fondotinta luminoso, mi sono venuti gli occhi grandi e ho detto, lo voglio. Sono andata a documentarmi un pochino, ho anche mandato un'email per cercare di capire, perché il sito di Diego Dalla Palma per capire le colorazioni è assolutamente da migliorare. Quindi ho mandato un'email per chiedere informazioni, la risposta devo dire non è stata molto esaustiva, ma in mio aiuto è venuta proprio Sonia che è andata in negozio a provarlo e mi aveva detto che sarebbe andata e gli avevo detto per favore mi fai lo swatch di questa colorazione così vedo se va bene per me. Lei è stata carinissima e lo ha fatto, mi ha mandato la foto per me. Quella è stata la conferma che quella colorazione sarebbe stata adeguata per il mio colorito. Sto parlando della colorazione 25N e lui è il fondotinta. Questo fondotinta io l'ho pagato molto meno, quasi no, più di 10 euro in meno rispetto al costo base, diciamo al prezzo intero, che forse è sui 34,90, 33,90, 34,90. Perché? L'ho preso con uno già scontato del 20% e a quel 20% di sconto si è andato ancora a sommare il 15% di sconto che mi aveva regalato il sito per il compleanno. Quindi l'ho pagato 23 euro giù di lì, che per quanto mi riguarda è stato un super affare. Era anche la prima volta che ordinavo sul sito di Diego Dalla Palma, purtroppo è successo proprio nel momento in cui è scoppiato tutto, ho avuto un po' di ritardi, ci sono stati dei problemi tecnici, però insomma diciamo che dopo più di una settimana ho finalmente ricevuto il mio fondotinta. Dicevamo che questo è un fondotinta naturale luminoso, sono 30 ml e la mia colorazione è la 252N, ma vabbè, ve lo dico io. Questo è il suo packaging, plastica, ma ben venga perché così se cade non si rompe. Ed è il fondotinta che mi vedete addosso, ma se non me lo sono dimenticata, nel frattempo in cui sto parlando vi ho anche messo il video applicazione che ho fatto la prima volta in assoluto in cui l'ho utilizzato, che risale a un po' di tempo fa, già, almeno 2 settimane fa. E quindi insomma, sicuramente potete farvi un'idea di come rende. L'unica cosa che mi sento di dire è che per quanto riguarda me, l'applicazione con le mani no. Su di me assolutamente no. Ok pennello, meglio ancora Beauty Blender. Piuttosto vado a ripassare se ci sono delle zone che rimangono troppo poco coperte, tra virgolette, piuttosto vado a ripassare a tap-tap-tare sopra con la Beauty Blender, ma non assolutamente con le mani perché mi fa un pastone tremendo e non mi piace. Però anche se adesso io ovviamente mi vedo la faccia bianchissima, il collo giallo, chissà poi come sarà veramente quando andrò ad editare il video. Ad ogni modo, è un fondotinta molto liquido che va agitato bene prima dell'uso, ne basta abbastanza poco. E per quello che è adesso
la mia esperienza con questo prodotto, io posso parlarne soltanto bene. Penso che anche voi possiate vedere che comunque non mi va ad ingessare e non mi va ad appesantire la base, quindi per me è stato un acquisto molto molto fortunato. Ma veniamo all'ordine online. Ho terminato la mia mucchina spray, è una mucchina spray che sto utilizzando tantissimo quando vado a comprare qualcosa proprio sui prodotti che compro. Non prendetemi per pazza, io sono in una fase in cui veramente faccio fatica a capire cosa sia esagerazione, cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Quindi faccio da me, decido io che cosa fare sulle mie cose per quanto riguarda me. Ad ogni modo, avevo finito, ho finito la mucchina e non riuscivo a trovarla in giro da comprare nei negozi, men che meno online. Così parlando con Simo, lei mi ha detto: guarda che sia sul sito di questa azienda sia su Ecoverde vendono questo igienizzante spray, anche perché premessa, non avrei voluto farmelo io con l'alcol, ma anche l'alcol non lo riesco a trovare da nessuna parte, quindi ho dovuto comprarlo. Quello che ho preso è di Officina Nature. Ne ho presi 4, uno ce l'ho in borsa, 3, cioè, tanto basta farvene vedere uno. Allora, questo è un detergente mani spray igienizzante con alcol biologico 71%. È made in Italy ed è un prodotto organico. Eccolo qui. Sono 50 ml, costa 6,50 euro. Non è poco, per niente. Però ci accontentiamo. Officina Nature si trova a Rimini. Questo è tra le varie cose un prodotto vegano con un PAO di 6 mesi. Ora io non so esattamente quale sia l'ingrediente, ma quando utilizzo questo prodotto su una superficie, Artù va fuori, proprio si gasa tantissimo, si struscia come un forsennato su quella superficie, ma una roba proprio da corteggiamento, una cosa pazzesca. Io lo guardavo incredulo, dicevo: ma davvero? Ma no, dai, stai scherzando? No, no, va matto per qualcosa che contiene questo igienizzante, non so perché, non so cosa sia. Però vabbè, meglio così che una reazione da pazzo scatenato, cosa che lui è comunque già nella quotidianità. Quindi questo igienizzante spray per le mani, nonché arrapante felino, l'ho pagato, come vi ho già detto, 6,50 euro. Basta, ne ho presi 4, anche in quel caso avevo uno sconto, insomma. Ho pagato abbastanza meno, adesso non mi ricordo. E un'altra cosa che ho preso, perché sto terminando il detergente intimo Saugella, è sempre di Officina Nature, della linea Natù, il detergente delicato senza profumo, questo qui. Anche questo EcoBio Control, non so se questa sia una certificazione, ovviamente anche questo Made in Italy. Sono 200 ml, è vegano, ok, ha un PAO di 12 mesi. Qui è scritto che è un detergente delicato senza profumi e oli essenziali, formulato con tensioattivi di sola origine vegetale, genera poca schiuma e deterge dolcemente, riducendo il rischio di irritazioni o allergie. Indicato per le pelli secche e delicate, per l'igiene intima, io l'ho preso per l'igiene intima, per la detergenza dei neonati e dei bambini, consigliato come base lavante da personalizzare con oli essenziali o estratti vegetali, quindi questa cosa è interessante, è indicato anche nelle terapie con rimedi omeopatici a un pH 4. Questo l'ho pagato credo intorno ai 4 euro, 4,50 euro, adesso non lo ricordo con precisione, comunque non li ho ordinati su Ecoverde, ma li ho ordinati sul sito di Officina Nature. Quindi così, giusto per la cronaca. Non ho ricevuto nessuna email di spedizione. Dopo più o meno, ups, dopo 2 o 3 giorni,
mi ha citofonato il corriere e mi ha consegnato il pacco, quindi va bene così, non importa, siamo a posto così. Bene ragazze, anche oggi siamo arrivate alla fine del video. Grazie se ci siete ancora, grazie per la compagnia che mi fate e noi ci vediamo al prossimo video, io vi mando un grande bacio, ciao!